Eratostene nacque a Cirene attorno al 276 a.C. e morì ad Alessandria d'Egitto attorno al 194 a.C. Dopo aver compiuto gli studi a Cirene e ad Atene, fu chiamato in Egitto per diventare il tutore del figlio del re e direttore della biblioteca di Alessandria. Come molti altri geni dell'antichità, Eratostene non era solo un matematico e un astronomo, ma anche filosofo, poeta, letterato, geografo e storico. Come matematico è ricordato per un'originale soluzione del problema della duplicazione del cubo e per il trivello di Eratostene, un algoritmo di ricerca dei numeri primi ancora oggi molto usato nella teoria dei numeri. Come astronomo, oltre al valore del raggio terrestre, determinò l'inclinazione dell'eclittica, dette una valutazione delle distanze Terra-Luna e Terra-Sole e compilò un catalogo che descriveva stelle e costellazioni. Come geografo, realizzò una cartina di tutto il mondo conosciuto. Fu Eratostene, tra l'altro, a introdurre per primo il termine geografia. Come storico, determinò le date della caduta di Troia, della prima Olimpiade, dell'invasione di Serse e della guerra del Peloponneso. Fu lui, inoltre, a proporre un sistema di numerazione degli anni a partire dalla prima Olimpiade. L'esperimento consiste nella misurazione della circonferenza terrestre per mezzo dello gnomone, cioè un bastone piantato a terra, e dell'ombra proiettata da esso. Eratostene ottenne una misura che differisce soltanto del 5% dal valore attualmente conosciuto. L'esperimento, nella sua semplicità concettuale, mostra tutta la potenza del metodo scientifico, capace di inventare esperimenti semplici e fantasiosi per risolvere problemi complessi. Eratostene sapeva che a Siene, che si trova su un tropico, a mezzogiorno del solstizio d'estate i raggi solari cadevano perpendicolari al suolo, quindi un bastone piantato verticalmente a terra non proiettava nessuna ombra. Nello stesso momento, Eratostene fece misurare l'ombra dello gnomone ad Alessandria, a nord di Siene sullo stesso meridiano a una distanza di 5.000 stadi, circa 800 km. Egli, inoltre, considerò i raggi solari fra loro paralleli, assunzione corretta a causa della grande distanza del Sole dalla Terra. Grazie a tale misurazione, egli stabilì che la direzione dei raggi solari formava un angolo di 7,2 gradi con la verticale, cioè un cinquantesimo di un angolo giro. Da questo esperimento, Eratostene dedusse che la circonferenza della Terra doveva essere 50 volte la distanza tra Alessandria e Siene, quindi 250.000 stadi, equivalenti a 39.000 km. Dunque, con una semplice misurazione, una proporzione e un grande ingegno, Eratostene misurò la circonferenza terrestre.